Benvenuti a Maceratando, il podcast che vi porta alla scoperta delle curiosità storiche di Macerata. Io sono Roberto Cherubini e vi accompagnerò in questo viaggio nel tempo, alla scoperta della storia della nostra città. La provincia maceratese, 1899. La gara delle fanfare allo Sferisterio. Annunciata da tempo, domenica 4 maggio è stata tradotta in effetto la gara interregionale fra le fanfare delle Marche, dell'Umbria, dell'Emilia e della Romagna. Fin dalle prime ore della domenica si notava un movimento insolito, straordinario, dovuto nella maggior parte a gente accorsa dai paesi limitrofi. Le fanfare, che avevano data già precedentemente la loro adesione, non mancarono all'appello e prima delle ore 9 erano per le vie a rallegrare la popolazione maceratese. Ad accrescere poi solennità all'avvenimento, bandiere tricolori sventolavano su pubblici e privati edifici, drappi dai rutilanti colori adornavano i balconi sui quali potemmo ammirare il fiore del gentil sesso. Alle 10 circa il corteo delle fanfare, formatosi al Teatro Lauro Rossi, si recò ad apporre una corona al monumento di Garibaldi, dove eseguirono molto egregiamente uno squisito concerto obbligatorio per tutti. Finalmente alle ore 11 avemmo la gara allo Sferisterio. Tutte suonarono con molta abilità e davvero non avrei saputo a chi dare il premio. Però a me fece impressione, specie per la scelta della musica, una fanfara di paese sì vicino che, benché della nostra provincia, può chiamarsi quasi maceratese, voglio dire quella della vicina Monte Giorgio. Fu una vera sorpresa, mentre sino a qualche tempo fa nessuno sapeva che a Monte Giorgio esistesse una vera e propria fanfara. Oggi, invece, abbiamo veduto un nucleo, sia pur non numeroso, di giovanotti, cimentarsi con fanfare già provette e sperimentate ed uscirne completamente vittorioso. Dopo mezzogiorno, altro gran lusso di suoni, movimento straordinario, eccezionale, e dalle 6 la tradizionale tombola allo Sferisterio. E veniamo al clou della giornata, alla premiazione delle fanfare nel Politeama Marchetti dopo uno spettacolo di prosa. L'aspettativa per questa premiazione fu grandissima durante la serata e varie le impressioni. Il giudizio del giurì rispose veramente alle impressioni di tutti. Le fanfare furono così premiate: primo Fano, secondo Monte Giorgio, terzo Narni, quarto Sinigaglia, quinto Monte San Giusto, sesto Fano. A tutte le nostre congratulazioni, specie a quella di Fano, che fu a giudizio universale la migliore, e a quella di Monte Giorgio, del cui successo in così poco tempo ottenuto meritano lode quei volenterosi giovani, e specialmente il direttore Lombardi e il cavalier Pagani, che ne è solerte presidente. Auguri ancora di sempre nuove vittorie. In complesso una festa riuscitissima, di cui va data la lode al solerte comitato della Garibaldi. Testo tratto dai volumi La città sul palcoscenico, arte, spettacolo, pubblicità Macerata dal 1884 al 1944, a cura di Franco Torresi. E con questo si conclude l'episodio di Maceratando, il podcast di Roberto Cherubini che ha curato anche il montaggio. Grazie per averci ascoltato e vi diamo appuntamento al prossimo episodio.